si intitola Repubblica Democratica, di questo oggi parliamo, poi iniziamo a parlare dell'epoca napoleonica. E quindi eravamo arrivati a questa data fatidica del 10 agosto 1792, che è la data in cui sostanzialmente termina la fase della monarchia costituzionale e si inaugura la fase della Repubblica. Il re viene spodestato, poi sarà imprigionato, processato e ghigliottinato nel 1793. Con la nascita della Repubblica, la Francia ottiene anche le prime vittorie sui campi di battaglia, in particolare la battaglia di Valmy, 20 settembre 1792, la Francia è già diventata Repubblica. È interessante citare questa battaglia, insomma questo frangente qui in particolare, perché con la rivoluzione assistiamo ad una trasformazione importante anche nell'ambito delle armi, dell'esercito. Poi da qui partirà quella visione delle armi, dell'esercito, che Napoleone saprà valorizzare al massimo, ovvero un esercito che diventa esercito di popolo. Voi vi ricordate che gli eserciti del Settecento sono eserciti regi, l'arruolamento a volte è diciamo attraverso costrizione, si arruolano persone a volte che non hanno né arte né parte, vengono salariate con diciamo un boccone di pane dalla monarchia, gli ufficiali sono tutti rigorosamente aristocratici, quindi gente che evidentemente appartiene alle classi superiori, ma gli eserciti sono eserciti sostanzialmente mercenari, per così dire, ecco, non sono esattamente eserciti di popolo. Invece quello francese è, per la prima volta nella storia, un esercito di popolo. Cioè, voi capite la differenza tra il combattere per il re, guerre in cui io posso essere più o meno motivato, ma insomma motivarmi fondamentalmente è il salario che ricevo alla fine del mese, perché poi se le cose si fanno brutte nessuno alla fin fine mi vieta di gettare per terra il fucile e di scappare, o meglio chi me lo vieta è il bastone dell'ufficiale o le baionette dei compagni che ho alle spalle. Qui invece per la prima volta si va a combattere, c'è un esercito di popolo, quindi molti si arruolano volontari, anche indipendentemente dalla cinquina, dal salario, e vanno a combattere per la Francia, per la nazione, per la patria, diremmo noi oggi. Ecco, è una forma di patriottismo che è legato però ad un concetto nuovo, che è il concetto di nazione, che poi diventerà, come dire, concetto centrale nei due secoli successivi, tra 800 e 900. Oggi è un concetto, diciamo, piuttosto declinante, perché gli eserciti sono tornati ad essere grosso modo degli eserciti più o meno professionali o per alcuni versi mercenari, quindi il senso di patria è un po' più traballante, ma insomma il XXI secolo è questione ancora da approfondire e da studiare. Per il XIX e il XX secolo, accanto agli eserciti di vecchia maniera, iniziano a sorgere queste nuove formazioni di eserciti nazionali. Quindi voi tutti avete presente quella canzone che poi è diventata l'inno nazionale francese, che risale proprio a quest'epoca qui, la cosiddetta Marsigliese, che era il canto patriottico che questi volontari provenienti da Marsiglia, almeno così vuole la tradizione, cantavano per farsi coraggio muovendo verso il campo di battaglia di Valmy. E a Valmy questo esercito più o meno raccogliticcio, ma di gente motivata che combatte per la patria, che combatte per la nazione, che combatte per la rivoluzione, sconfigge l'esercito austriaco e l'esercito prussiano, li costringe alla ritirata, in realtà non alla resa, perché poi di coalizioni contro la Francia rivoluzionaria se ne formeranno molte altre. Ma questa battaglia di Valmy segna uno spartiacque tra le fasi precedenti della guerra, in cui l'esercito francese è andato incontro a delle sconfitte clamorose, anche perché guidato ancora da aristocratici più o meno riottosi a servire la causa della rivoluzione, o in alcuni casi addirittura favorevoli alla causa della monarchia assoluta, e dunque di fatto sabotatori o traditori
della causa rivoluzionaria, quindi del governo francese del momento. Quindi occorre salvare la rivoluzione. 30.000 parigini si rimboccano le maniche, che poi erano gli stessi sanculotti che avevano spodestato un mese prima il re, l'avevano costretto ad abdicare, quindi a deporre il potere, e questi stessi si rimboccano le maniche, metaforicamente, si armano, partono, e pur non essendo soldati professionisti, il loro coraggio, la loro dedizione aiuta, è fondamentale per respingere l'esercito nemico. Nasce la cosiddetta convenzione, il termine convenzione qui viene utilizzato ad indicare l'organismo parlamentare della fase repubblicana, si chiama convenzione, poi possiamo usare il termine convenzione in termini generici, sapete, la convenzione è una convenzione tra due enti, un accordo tra due enti, tra due soggetti che stabiliscono una determinata relazione in termini giuridici, economici, ma non è questo l'uso del termine. Qui per convenzione si intende la Camera, il Parlamento, che ha cambiato nome, evidentemente prima era l'Assemblea Nazionale, vi ricordate, finché c'era stata la monarchia costituzionale si parlava di Assemblea Nazionale, il Parlamento. Adesso il nuovo Parlamento si chiamerà Convenzione Nazionale, quindi ricordatevi questo termine. La funzione della Convenzione Nazionale in un sistema repubblicano è quella di redigere una nuova Costituzione. Capite che ci troviamo in una fase in cui sostanzialmente ogni due anni viene scritta una nuova Costituzione, perché i colpi di Stato, i cambiamenti di regime si succedono uno dopo l'altro. Pensate che a partire dal 1792, dall'autunno del 1792, quando nasce la Repubblica, cambia anche il calendario, quindi quello diventerà l'anno primo della rivoluzione. Quindi poi ci sarà una Costituzione dell'anno secondo, poi una Costituzione dell'anno terzo, perché anche il calendario cambierà a causa della rivoluzione. Anche i nomi dei mesi successivamente cambieranno le misure. Alla Rivoluzione francese dobbiamo anche questo, il famoso sistema metrico decimale, poi verrà esportato e imposto, volta con le forze delle baionette, in tutta Europa, e poi sarà adottato in tutta Europa. Considerate che all'epoca gli standard erano diversi da paese a paese, a volte anche da regione a regione, da città a città. Le monete e anche l'unità di misura. C'erano dei convertitori automatici, ecco. Oggi questa differenza è rimasta soltanto con l'acerrimo nemico della Francia del tempo, che era l'Inghilterra. La Gran Bretagna mantiene ancora delle misurazioni, non so, le miglia al posto dei chilometri, oppure gli inch, i pollici, i galloni per misurare i liquidi, eccetera, eccetera. Ma il resto d'Europa è stato unificato. Ecco, all'epoca non era affatto unificato, e si ragionava su basi diverse, viene imposto il sistema decimale, metrico decimale, infatti il primo metro, che risale all'epoca della rivoluzione, che è una barra, viene conservato con un sistema particolare di pressione, di temperatura per renderlo stabile, viene conservato in quel di Parigi e indica appunto la misura standard del metro, e tutte le misurazioni sono su scala 10, quindi c'è il centimetro, il decimetro, il centimetro piuttosto che il millimetro e così via. E anche, pensate, quello è rimasto, non è stato cancellato, e pensate, per un certo periodo di tempo, fino all'epoca napoleonica, verrà introdotto anche un sistema di misurazione del tempo su scala decimale, quindi la settimana verrà abolita, non ci saranno più le settimane, ci saranno delle unità di 10 giorni, verranno abolite tra l'altro anche le feste comandate, perché questa nuova concezione laica che si andrà affermando a partire dalla fase repubblicana in poi, prevede la scristianizzazione, rientra nell'ambito di quel fenomeno di scristianizzazione introdotto dalla Rivoluzione francese. Cioè la Rivoluzione francese di fatto in quest'epoca qui in particolare, poi con Napoleone abbiamo una certa normalizzazione, Napoleone farà anche un primo concordato con la Chiesa cattolica, quindi ritornerà un pochino sui suoi passi, come
un secolo e mezzo dopo, Benito Mussolini nel 1929, perché con la Chiesa Cattolica comunque bisogna scendere a patti. I rivoluzionari di questa fase, della fase della Convenzione, della fase repubblicana, della prima fase repubblicana, della Repubblica Democratica, procedono ad una scristianizzazione sistematica della società francese. Quindi non solo abbiamo abbattuto il vecchio regime, la monarchia assoluta, ma dobbiamo ricreare, rigenerare, rivoluzionare la società in senso lato, la società, la cultura, la visione del mondo. Va bene? E il calendario, vi ricordate a suo tempo vi avevo detto quanto era importante nell'ambito della cosiddetta rivoluzione astronomica il controllo della misurazione del tempo e il controllo della misurazione del tempo, ovvero il calendario che è collegato agli astri, no, al cielo, evidentemente è fondamentale per i lavori agricoli, per le arti, ed è sempre stato dominio, era stato fino a quel momento dominio della Chiesa. Quindi chi controlla il calendario, chi controlla il tempo, controlla anche la società, controlla la vita del singolo, dalla nascita al matrimonio, alla morte, e controlla, scandisce i tempi del lavoro, i tempi della preghiera, i tempi del riposo, e all'epoca a scandire i tempi, a battere i tempi, erano le campane della Chiesa, su base delle 24 ore, su base del calendario delle feste comandate, dei santi. Quindi all'epoca non si parlava del 3 ottobre piuttosto che del 5 novembre, si parlava del santo di quel giorno. Oggi noi il santo non ce lo ricordiamo, o a malapena ci ricordiamo, che ne so, il santo che corrisponde al nostro onomastico o a quello della città, il santo patrono di Bracciano piuttosto che di Manziana, ma capite? Ecco. Allora, con la Repubblica si tende a laicizzare, ad imporre dall'alto questa visione, che è una visione cristianizzante. Quindi l'obiettivo qui è quello di abbattere quella che è la visione del mondo cattolica, cristiano-cattolica, perché evidentemente in Francia il 99,99% dei sudditi o dei cittadini, oggi si chiameranno, da quel momento in poi si chiameranno cittadini, cittadino generale, cittadino presidente, cittadino contadino, tutti i cittadini, questi cittadini non saranno più cristiani, saranno esponenti di questa nuova visione del mondo, che è una visione del mondo basata su una certa forma di laicismo che deriva da quella cultura illuministica, massonica, e di cui abbiamo detto qualcosa. Quindi al posto del Dio Padre o del Figlio Cristo vengono elevati altari ad una divinità che è una divinità che evidentemente non ha nessuna definizione in termini teisti, che è la Dea Ragione, o è questo essere supremo che ricorda evidentemente l'essere supremo della massoneria o del deismo. Il deismo, quello di Voltaire, per esempio, di cui abbiamo detto. Quindi un'entità più o meno scristianizzata. Le chiese vengono spesso e volentieri sconsacrate, e Notre Dame viene sconsacrata, e si creano delle forme di ritualità, rituali, liturgie, basate per esempio sull'albero della rivoluzione, o altari più o meno improvvisati, in cui vengono introdotte delle feste laiche, delle festività laiche, che oggi rimangono, oggi noi viviamo in un'epoca quasi del tutto scristianizzata, ma insomma nella memoria dell'uomo anche del XXI secolo, almeno per noi italiani, continuano a sussistere accanto alle antiche festività cattoliche, il Natale piuttosto che la Pasqua, che noi generalmente non viviamo spiritualmente o religiosamente. L'uomo della strada, intendo dire, più, poi ognuno per conto suo evidentemente lo farà come crede. Accanto a queste festività ci sono le festività laiche, che sono collegate all'idea della patria, non so, appunto il giorno, la festa della Repubblica, la festa delle forze armate, il giorno in cui i bersaglieri sono entrati a Porta Pia. Cioè, ci sono il 2 giugno, che è appunto la festa della Repubblica, che corrisponde al giorno del referendum del 1946, eccetera, eccetera. Quindi vicino alle feste, accanto alle feste
religiose, ai santi che ancora sussistono, ci sono le nuove feste laiche. E con la Rivoluzione francese abbiamo la nascita del concetto di festa laica, per così dire, di una nuova forma di religiosità, perché sapete, religio, instrumentum, regni, e dunque chiodo schiaccia chiodo, se mettiamo da parte la religione cattolica, la fede cattolica, perché stiamo procedendo a un'opera di scristianizzazione, di razionalizzazione della società intera, quindi una rivoluzione dalle fondamenta, una visione del mondo completamente diversa, quindi misure diverse, calendari diversi, per abituarsi poi ci vorrà molto tempo, e poi i francesi non si abitueranno, poi si tornerà sui propri passi, ci hanno provato seriamente, e poi questa nuova visione del mondo verrà esportata anche nei paesi satelliti della Francia in epoca napoleonica, no? Con la forza delle armi, altri standard che vengono dalla Francia verranno esportati, e il risorgimento italiano, la nascita dell'Italia, nel bene e nel male, pregi e difetti, e così come la conosciamo, l'abbiamo conosciuta, viene comunque ad imitazione del modello francese. Pensate, faccio solo un esempio banale, che però è importante, in epoca napoleonica verrà fondata in quel di Toscana, Pisa, la Normale di Pisa, istituzione che ancora oggi esiste, un'università statale più prestigiosa d'Italia, e se vi ammettono la Normale di Pisa, ma il concorso è molto impegnativo, la selezione è rigorosissima, siete spesati per tutti gli anni accademici che avrete davanti e anche successivamente, vitto, alloggio, tutto quanto, non si paga una lira di tassa, avrete anche un minimo di provvigione, quindi un trattamento di riguardo, è normale sulla falsariga dello standard che era stato introdotto nella Francia rivoluzionaria. Cioè la norma è quella, quello è lo standard, e apriamo delle succursali di questo standard anche nei paesi conquistati, quindi nell'Italia centro-settentrionale, che diventerà sostanzialmente un dominio francese, o delle repubbliche, si chiamano repubbliche sorelle, ma di fatto sono stati sotto il controllo della Francia, sono subalterni alla Francia, va da sé, come oggi noi siamo subalterni al mondo anglosassone, negli Stati Uniti d'America, e gli standard di oggi non sono quelli della normale, sono quelli di un altro standard normale, che è sempre quello anglosassone. Tant'è vero che evidentemente la lingua della scienza, della comunicazione scientifica, anche nelle discipline, nelle humanities, nelle discipline umanistiche, è comunque l'inglese. Quindi c'è quella norma lì, quello standard lì, no? Quindi tentativo di scristianizzazione che in parte riesce, poi in realtà verrà superato, ma si tornerà alla carica e alcuni di quegli standard permangono ancora oggi a due secoli di distanza. Quindi, dicevo, la Convenzione Nazionale si mette immediatamente a redigere la nuova Costituzione, visto che la monarchia costituzionale è di fatto superata dal fatto che il re è abdicato, ce lo siamo tolto di torno, quindi dobbiamo ripensare tutto in senso democratico ed egalitario, poi vedremo, e svolge nel frattempo anche il ruolo di Camera legislativa. Nel senso che in una fase di questo genere la Convenzione, cioè la Camera, ha la duplice funzione di scrittura della Costituzione, ma anche di gestione degli affari correnti. Perché mentre scriviamo la Costituzione abbiamo comunque delle urgenze, parte i nemici alle porte, abbiamo delle urgenze di tipo politico, fiscale, dobbiamo provvedere a questa o a quella voce di spesa delle finanze pubbliche. Dunque non possiamo trascurare evidentemente gli affari correnti. Gli schieramenti, parliamo degli schieramenti parlamentari, vedono da una parte, a sinistra per così dire, i cosiddetti giacobini, e vi ho già detto, giacobini è un club, viene dal convento di San Giacomo, dove erano riuniti o si riunivano, diciamo, i deputati che poi si riconoscono sotto la bandiera dei giacobini, poi diventa un vero e proprio partito. Comunque sono, come dire, gli antesignani dei partiti politici moderni. La cosiddetta pianura, il termine pianura evidentemente non si riferisce ad un luogo preciso, la pianura è, come dire, la gran parte. Allora, questi qua vengono anche chiamati montagnardi, attenzione, i montagnardi, ovvero quelli che nell'emiciclo, la camera, siedono negli scranni più alti. Avete presente come è fatto l'emiciclo? Il Parlamento, no? Tipo un teatro, ci sono dei gradini, diciamo, degli scranni che stanno più in alto, più in basso, fino a rovare. È come un teatro, di fatto è uguale al teatro. Quindi
La pianura è la massa che non, non occupa una posizione politica ben precisa, quelli che votano ora a destra, ora a sinistra, per così dire, ora questo provvedimento, ora votano a favore, ora votano contro, quindi non sono ispiratori di politiche ben definite, questi sono la pianura, che è un termine quasi dispregiativo, come quelli che siedono in basso, sono un po' banderuole al vento, li possiamo cooptare per questa o quell'iniziativa politica. I giacobini invece formano un gruppo a sé stante, che ha un suo progetto politico ben definito, che adesso vedremo, e idem i cosiddetti girondini, che prendono il nome da una regione, da un dipartimento della Francia, la cosiddetta Gironda, d'accordo? Che, diciamo, sono all'epoca occupano, diciamo, la posizione della destra, per così dire. Cioè, sono un po' meno rivoluzionari, sono tutti rivoluzionari, ben inteso, tutti a questo punto contraria alla monarchia, tutti convinti che la testa del re deve cadere. Ah, tra l'altro la convenzione si occupa anche del processo del re, e alla fine condanna a morte il re, quindi diventa, si costituisce anche come suprema corte giudiziaria, per così dire, quindi ha funzioni anche giudiziarie. E quindi vediamo alcune differenze, ecco, dimmi. Hanno orientamenti politici diversi. Molto bene, il paragone è esatto, bravo. Sì, certo, siamo. Allora, in queste fasi di transizione c'è un vecchio regime, comunque lo si voglia dire, che è quello che va superato. E quindi chi siede in quell'assemblea evidentemente è unito, tutti sono uniti dal fatto, sanno contro chi sono schierati, qual è il regime che deve essere superato, in questo caso è la monarchia, tout court, che va superata, visto che si danno una forma di governo repubblicano. Su questo sono tutti d'accordo. Su come bisognerà poi dirigere gli affari correnti della Francia o in che direzione dovrà cambiare il regime francese, beh, questo evidentemente invece è soggetto a visioni diverse, quindi a contrasti parlamentari. Lui faceva l'esempio del primo Parlamento, poi della Costituente, in cui siedono democristiani, socialisti, comunisti, repubblicani, liberali, eccetera, eccetera, fino anche poi monarchici, d'accordo? L'unico partito che non può essere rappresentato, meno questa è una disposizione transitoria, la nostra Costituzione è il ricostituito, eventualmente ricostituito, ma si fa divieto espresso di ricostituzione, partito fascista. Tutti gli altri partiti, quindi l'antifascismo è il collante di tutti questi partiti, così come all'epoca la monarchia assoluta, la monarchia tout court, è, come dire, il collante in senso negativo di tutti i partiti rappresentati. Montagnardi è un termine, il Montagnardi è un termine generico per indicare giacobini, quelli che siedono in alto rispetto alla pianura, capito? Però ecco, nel senso che l'origine del termine è diverso, perché il termine giacobino, che poi avrà una connotazione politica ben precisa, perché loro rappresenteranno una corrente politica orientata, diciamo, a sinistra, democratica ed italiana, per così dire. Però il termine giacobino non ha nulla a che vedere con l'idea. Cioè, se io dico socialista, nella parola socialista c'è l'idea del socialismo, quindi della socialità, dell'uguaglianza e così via. Nel termine giacobino no, perché l'origine del termine giacobino è riferimento al convento di San Giacomo, dove questi qua erano riuniti, si ospitavano e così via. Il termine pianura non ha nessuna relazione con questa o quella visione ideale, ha relazione semplicemente con luogo che occupano sugli scranni del Parlamento, per capirci. Va bene? Mentre girondino a sua volta indica una regione della Francia. Poi in quel momento lì dirsi girondini piuttosto che giacobini o appartenere, sprezzantemente si utilizzava questo termine, alla pianura, connota posizioni politiche diverse. Poi cambiano col passare del tempo. Sì, dimmi. Non ho capito. Pianura e palude si riferiscono allo stesso gruppo? Sì, volendo anche palude, capisci che palude poi è un termine che si riferisce sempre a un territorio piatto, basso,
inondato dall'acqua. Se tu metti un piede nella palude, ti muovi a rilento piuttosto che su una pianura. Quindi lì ha un valore metaforico. Adesso arriviamo a questo. Allora, girondini, vediamo i girondini che in questo schema ideale occuperebbero una posizione di destra. Quindi un po' meno rivoluzionari dei giacobini, per capirci. Diffidenti nei confronti delle masse popolari e della loro mobilitazione. Allora, capite, ci sono gradazioni diverse. Allora, fermo restando che sono tutti rivoluzionari, diciamo che i girondini strizzano l'occhio, rappresentano, diciamo, la borghesia bene, quella che vorrebbe trovare una certa stabilità in questa fase della rivoluzione. Quindi sono diffidenti nei confronti di quelle masse popolari extraparlamentari che pure erano state fondamentali nel colpo di Stato del 10 agosto, perché erano stati loro che erano andati a prendere il re e di fatto l'avevano spodestato. E queste masse popolari, per così dire, invece sono, come dire, gli interlocutori, eletti interlocutori dai giacobini, che quindi stanno un po' più a sinistra, se vogliamo utilizzare questi termini secondo concetti moderni della politica, no? Quindi a sinistra, o almeno una volta i partiti di sinistra sono partiti più popolari, oggi non si usa più il termine popolare, si usa il termine populista, quindi se uno pensa agli interessi del popolo o dei lavoratori è populista, e populista ha un valore negativo, ma capite, i termini della politica cambiano col passare del termine e hanno anch'essi una funzione politica. Allora, popolare vuol dire che io democraticamente guardo anche a queste masse, e poi attenzione, non è che sono masse generiche, sono sostanzialmente gli abitanti di Parigi. Gli abitanti di Parigi, e spesso sono anche gente che ha una discreta alfabetizzazione, perché magari questi cosiddetti sanculotti, che sono quelli che vi ho presentato l'altra volta, quelli che vanno in giro con i pantaloni lunghi, sono artigiani, mestieranti, che magari sanno anche leggere e scrivere, però poi sono persone che a volte diciamo si prestano anche a irruzioni più o meno violente, sono folle che si possono in qualche maniera manovrare o che manovra la municipalità di Parigi, la comune, la cosiddetta la comune, usiamo il femminile, vi ho spiegato, no? Perché in francese non si dice il comune ma la comune, no? Il municipio. Quindi i giacobini appunto sono disponibili, almeno temporaneamente, ad allearsi con i sanculotti, ad appoggiarsi ai sanculotti, che sono una forza extraparlamentare però abbastanza rilevante, anche perché il Parlamento sta a Parigi e dunque Parigi è la quinta fondamentale in cui si svolge, va in scena il dramma della rivoluzione. E i cosiddetti sanculotti, sostenitori della costante mobilitazione rivoluzionaria delle masse popolari, quindi non vogliono essere affatto esclusi. Questo è il momento dei sanculotti, questo è il momento democratico. Non vogliamo essere esclusi. Fino a quel momento le masse popolari erano state manovrate quando serviva. Leggi, la Bastiglia o altri momenti topici in cui la violenza tornava utile, ma poi sostanzialmente non erano rappresentati in Parlamento, perché il voto era su base censitaria, cioè votavano soltanto quelli che avevano un certo reddito, quindi media, alta, borghesia. Votavano e potevano essere eletti. E dunque il popolo, il popolino di Parigi, la borghesia bassa, gli operai, quelli che possiamo definire i proletari, non avevano alcuna rappresentanza. Da qui, visto che avevano avuto un ruolo e che sono organizzati nei vari dipartimenti, nei vari arrondissements, si usa ancora questo termine di Parigi, nei vari quartieri di Parigi, sono organizzati in assemblee politicamente vive e sempre mobilitate, pronti sempre a lasciare la bottega e a prendere il bastone, la roncola, il fucile, se occorre menare le mani, se occorre sostenere la causa della rivoluzione. E dunque anche queste masse popolari di Parigi, stiamo sempre parlando di Parigi, ma poi si organizzano anche in altre città, anche in parte nelle campagne, vogliono avere voce in capitolo, quindi vogliono avere una rappresentanza in Parlamento. Voce in capitolo significa questo. I giacobini sono favorevoli, diciamo, a
all'allargamento, a concedere, diciamo, rappresentanza anche ai cosiddetti sansculotti, alle masse popolari, e i girondini invece storcono, per così dire, il muso. Dunque, loro sono di destra in questa fase, se per destra, genericamente parlando, e intendiamo quei partiti o quelle formazioni politiche che fanno gli interessi o che rappresentano le élite e non la base popolare. Almeno una volta valevano queste distinzioni, oggi no, lasciamo perdere, insomma, è saltato tutto. No, lasciamo perdere, non voglio dare un giudizio negativo, sono epoche diverse, semplicemente la vecchia nomenclatura politica oggi è veramente, andrebbe tutta ridiscussa, riformulata, e questo richiede molte parole, richiede poi fondamentalmente la conoscenza della storia, cosa, ecco, che noi cerchiamo disperatamente di... Ecco. E, diapositiva successiva, Luigi XVI viene condannato a morte, e anche qui vedi, Giacobini e Girondini si dividono sulla questione del re. Che dobbiamo fare con il re? Lo dobbiamo eliminare, lo dobbiamo condannare a morte, oppure lo processiamo, vediamo cosa esce fuori. In realtà poi alla fine sono tutti e due d'accordo, perché i Giacobini lo vorrebbero giustiziare senza processo. Il re va eliminato e basta, va eliminato in quanto rappresenta il vecchio regime. Invece i Girondini e la gran parte dei parlamentari lo vogliono quantomeno processare, un momento importante quello del processo, come era capitato al re d'Inghilterra. Alla fine prevale l'ipotesi, diciamo, dei Girondini e della maggioranza dei parlamentari, si decide a maggioranza, va da sé, quindi viene processato e condannato a morte. La condanna eseguita il 21 gennaio del 1793, e dopo 9 mesi viene giustiziata anche la moglie, Maria Antonietta, odiatissima, senza meritarsi poi alla fine tutto quest'odio, ma insomma. Capite che la condanna a morte del re è un momento epocale, così come la condanna a morte di Carlo I un secolo e mezzo prima aveva suscitato tanto scalpore, ma insomma, tutto sommato, la questione era rimasta confinata all'Inghilterra. Invece la condanna a morte e l'ammazzamento di Luigi XVI suscita scalpore all'epoca, perché e si teme la diffusione della rivoluzione. Magari a qualcuno potrebbe venire in mente di seguire l'esempio francese, e dunque oggi cade la testa di Luigi e domani potrà cadere la testa dell'Asburgo piuttosto che del re di Prussia o dello zar di tutte le Russie. Sapete, le rivoluzioni sono come le malattie, si possono diffondere, sono virali, ed è proprio questo quello che temono. Quindi qui la guerra che era iniziata prima e che poi proseguirà fino sostanzialmente alla sconfitta di Napoleone a Waterloo, ma parliamo di qui 20 anni dopo, quindi un ventennio di guerre, un quarto di secolo di guerre che si inaugura proprio con la Rivoluzione francese. Queste guerre sono guerre tra stati, o apparentemente tra stati, o hanno anche questa facies, questa caratteristica specifica, cioè tra l'impero austro-ungarico, l'impero asburgico e il regno di Prussia, tutti coalizzati contro il regno di Francia, ora non più regno di Francia, ma Repubblica Francese. Ma in realtà sono guerre di tipo ideologico, cioè sono guerre dei sostenitori del vecchio regime contro la rivoluzione, o per impedire che questa malattia della rivoluzione si diffonda in tutta Europa. La Rivoluzione francese di fatto segna uno spartiacque, che ci piaccia o meno, no? Chiaramente gli antimodernisti vedono nella Rivoluzione francese, come dire, un momento scioccante, un punto d'arrivo, uno spartiacque della storia europea. Da quel momento in poi crolla o inizia a crollare tutto quel sistema di valori, quella visione del mondo che era nata all'epoca del cristianesimo e che aveva caratterizzato la storia d'Europa per secoli e secoli. E il valore fondamentale di riferimento, che è sempre un valore politico, morale, è quello che si basa sulla sovranità per diritto divino, cioè far cadere la testa del re, indipendentemente dalla persona fisica del re, quindi a livello simbolico, è fondamentale, è ferale, è un cambiamento epocale, perché io in quel momento sto con un fatto
fatto concreto, sto affermando che il potere non deriva più da Dio, non c'è più sacralità nel potere, quindi non sto colpendo la persona di quel monarca, che entro certi limiti ci può anche stare, cioè un monarca particolarmente negativo, un monarca che non va bene per questo o quel motivo, può anche essere eliminato. I monarchi si erano sempre eliminati attraverso le congiure di palazzo, o erano morti sui campi di battaglia, o erano morti anche giustiziati. Il punto fondamentale è che qui con Luigi non si sta giustiziando quella persona in particolare, si sta ponendo fine al concetto di monarchia, e di monarchia assoluta e di monarchia tout court, quindi un cambiamento epocale. E si sta tagliando anche la testa al cattolicesimo, cioè all'idea di sacralità del potere. Il potere viene laicizzato e si basa su un altro tipo di sacralità, che è quello che vi stavo raccontando prima in qualche maniera. Quindi si procede contemporaneamente alla scristianizzazione della società francese. Quindi questa è una guerra dichiarata ai valori cattolici, è una guerra dichiarata alla Chiesa cattolica, è un dato di fatto. La modernità ha, diciamo, ingranato questo tipo di marcia. E questo tipo di marcia della modernità dura sino ai giorni nostri, possiamo dire. Da quel momento in poi la rivoluzione francese farà da scuola e continua a fare da scuola, cioè siamo andati sempre di più verso una progressiva scristianizzazione, svalorizzazione, trasmutazione degli antichi valori in tutti gli ambiti, sociali, economici, politici, religiosi in sé per sé, morali, quindi tutti quei valori, tutte quelle istituzioni, che ci piacciono o meno, ma noi stiamo facendo una narrazione di tipo storico, quindi i valori vanno rivalutati di epoca in epoca, sono andati sempre più scemando, sono stati sempre più messi in crisi. Quindi oggi noi raccogliamo i frutti di un paio di secoli di rivoluzione, di rivoluzioni, di cambiamenti, quindi cambiamenti significativi. Ma ripeto, la rivoluzione la si fa sempre contro quel tipo di visione del mondo, no? Mi sono spiegato, ecco perché la morte del re è particolarmente simbolica. Scalpore in tutta Europa per aver sfidato il millenario principio secondo il quale i sovrani, governando per grazia di Dio, sono responsabili di fronte a lui e non alla nazione. Da quel momento in poi passa l'idea del sovrano, o di chi ricopre in quel momento quella carica istituzionale, Presidente della Repubblica, ministri, consoli e così via, di fronte alla nazione, cioè di fronte al popolo, e quindi l'inversione per cui è il popolo a essere sovrano. Va da sé, è un nuovo tipo di visione valoriale, che però, tutto sommato, voglio dire, anche quella è stata superata nel corso della storia. Oggi noi tendiamo a ragionare in questa maniera, anche se poi ha trovato applicazione incerta. Oggi è difficile discutere di questo argomento, cioè non possiamo dare affatto per scontato che il popolo sia realmente sovrano. Sulla carta lo è, e l'inversione di valori c'è stata, ma poi nella pratica la democrazia, o l'istituto di democrazia al quale avevamo affidato sin dall'epoca della Rivoluzione francese, no? Il compito storico di far sì che sia effettivamente il popolo, che sia la nazione, che sia la gente a detenere il potere e a concederlo attraverso elezioni libere, propri rappresentanti, a eleggere i propri rappresentanti, oggi è un istituto e una visione decisamente in crisi. No, ma insomma, di questo abbiamo detto a più riprese, dunque. E la morte del re provoca però una reazione, nel senso che è facile dire rivoluzione. I sansculotti sono in gran parte d'accordo, le forze che stanno lì a Parigi, tra Girondini e Giacobini, vabbè, non hanno bisogno di essere convinte, sono loro la punta di diamante della rivoluzione, però la Francia non è che segue in maniera massiva i nuovi, disposta ad adottare così placidamente la nuova visione valoriale, politica della rivoluzione. Moltissimi rimangono legati all'immagine della sacralità della figura regale, nonché legati all'immagine di Santa Romana Chiesa, cioè sono cattolici fino al midollo delle ossa.
per ovvi motivi, insomma, la tradizione è quella. In particolare la Vandea, poi il termine Vandea, che è una regione della Francia, nord e occidentale, diventerà poi, come dire, quasi un luogo, Vandea, diventerà quasi un luogo simbolico. Quindi fare una Vandea o la rivolta vandeana, i vandeani sono i reazionari, i conservatori, conservatori, qui proprio reazionari, o meglio controrivoluzionari. Quindi quelle masse, masse fondamentalmente contadine, ma non solo contadine, guidate da preti ribelli, preti refrattari. I refrattari, vi ricordate che poi una delle misure fondamentali della prima parte della rivoluzione, prima della scristianizzazione, è stata quella, no, di confiscare tutte le proprietà della Chiesa Cattolica. Quindi, che fosse dichiaratamente anticattolica la rivoluzione, questo ce l'eravamo accorti sin da subito, e di trasformare, vi ricordate, i preti, i sacerdoti, i funzionari dello Stato, e quindi il togliere, tagliare il cordone ombelicale che li legava a Roma, e quindi al centro della cristianità, funzionari dello Stato repubblicano, dello Stato monarchico costituzionale, significa questo. Ecco, a guidare quindi la rivolta in Vandea sono evidentemente alcuni sacerdoti controrivoluzionari, quindi refrattari, e alcuni aristocratici del posto. Gli aristocratici poi abbiamo visto, non è che sono tutti contro la rivoluzione, alcuni sono a favore della rivoluzione, no? E lo stesso Napoleone, vedremo, è comunque della piccola nobiltà corsa. Robespierre pure aveva un titolo nobiliare, Voltaire era un nobile, no? come sapete, un Montesquieu, Lafayette era un nobile, Talleyrand, un grande ministro degli esteri, che quello rimane sempre in piedi, dalla monarchia costituzionale si fa la Repubblica, si fa l'epoca napoleonica, e poi va anche al congresso di Vienna nel momento in cui Luigi XVIII, ecco, sono quelli là che comunque sono quei funzionari dello Stato così potenti, dotati di grandi individualità, che rimangono in piedi sotto tutti i regimi, che è uno standard, come alcuni grandi politici, figure politiche della Prima Repubblica, che sono rimaste in carica anche cambiando i governi, sono rimasti sempre in piedi, no? O ministri che sono transitati all'epoca dai governi liberali dopo la rivoluzione, si fa per dire, fascista, rivoluzione tra virgolette fascista, sono diventati poi ministri dei nuovi governi fascisti. Quindi ci sono dei grandi, e Talleyrand è uno di questi personaggi. Anche lui, anzi non era nemmeno nobile, lui era un vescovo, addirittura. Aveva anche, sapete che all'epoca anche le cariche ecclesiastiche venivano. Quindi non è che tutti gli aristocratici sono necessariamente contro la rivoluzione, alcuni lo sono, molti aristocratici sono a favore della rivoluzione, quindi a favore di questi nuovi valori laici, e anche alcuni sacerdoti lo sono evidentemente, no? L'abate di Seguier in particolare. Però ce ne sono altrettanti che invece si ritrovano i valori controrivoluzionari e quindi guidano questa ribellione in Vandea che poi viene alimentata, sapete quelle false flag o le rivoluzioni colorate. Ecco, gli anglosassoni sono esperti in ambito di politica estera nell'organizzare queste bandiere false, per tradurlo all'inglese, o queste rivoluzioni colorate. Che cosa significa sostanzialmente? Ieri come oggi, cosa significa? Significa che io, governo inglese, che ovviamente sono fondamentalmente anti-francese, più che anti-repubblicano, cioè gli inglesi sono contro la rivoluzione, anche se l'avevano fatta loro un secolo e mezzo prima, ma gli esiti della rivoluzione inglese erano andati in direzione completamente opposta. Comunque, l'Inghilterra deve difendere la sua supremazia sui mari e il controllo che ha delle colonie, quindi è in funzione antifrancese. La Francia era stata rivale per motivi geopolitici, prima ancora che ideologici, dell'Inghilterra nel corso del tutto il Settecento, non nel corso dell'ultimo secolo. E allora che cosa fanno gli inglesi? Sono loro ad alimentare, a sobillare, a finanziare, ad armare i vandeani. Cioè, se io voglio mettere in difficoltà uno Stato rivale, un potere rivale, Ludovica, che cosa faccio? Sobillo,
o là dove c'è lo spazio per sostengo o creo il pretesto per una rivolta in terra nello stato del mio avversario, del mio nemico, in termini geopolitici, o il mio nemico ideologico, in modo tale che poi magari posso intervenire, gli creo dei problemi interni. Lo facevano anche gli antichi romani, è sempre stato così. D'accordo? Cioè io posso o dichiarare guerra e prendere di petto il mio nemico, affrontarlo sul campo di battaglia o negli oceani, nel caso dell'Inghilterra che è una potenza prevalentemente navale, oppure posso contemporaneamente nel senso le due cose non è che si escludono a vicenda, posso attraverso il denaro finanziare ribellioni interne al territorio del mio nemico, finanziare i partiti di opposizione o le forze ribelli all'interno del paese del mio rivale, evidentemente, come hanno fatto gli angloamericani e l'Europa all'epoca nel 2014 a Kiev, in Ucraina, quella rivoluzione, quel colpo di Stato che ha estromesso il governo che all'epoca era, diciamo, filorusso, c'era cioè un presidente filorusso, comunque un presidente che non voleva, diciamo, voleva mantenere l'Ucraina in una situazione di neutralità tra il mondo occidentale e la Russia, quindi non rompere né con l'uno né con l'altro, ma era fondamentalmente, diciamo, guardava con un certo favore alla Russia, e questo è stato estromesso con un colpo di Stato, sostanzialmente poi alla fine un colpo di Stato, proteste di piazza alimentate, sovvenzionate da politici angloamericani, americani fondamentalmente, Ulan, insomma erano lì presenti in piazza e distribuivano i panini, sono fatti vedere chiaramente, quindi quel colpo di mano, poi non che magari chi protestava in quel momento non avesse le sue ragioni, avevano molte ragioni, avevano ragione da vendere, ma quella fase lì, quella rivolta di piazza è stata strumentalizzata per poi creare il casus belli che ha portato alla guerra contro le province ribelli, il Donbass, a partire dal 2014 e nove anni dopo all'invasione del territorio ucraino da parte delle forze russe. È un esempio, di rivoluzioni colorate ce ne sono state tante. Chiusa questa parentesi per citare, diciamo, un esempio tratto dalla contemporaneità, la Vandea in parte è agita dagli inglesi che foraggiano, finanziano, sobillano. Evidentemente i vandeani hanno le loro sacrosante ragioni, non dico che gli inglesi se lo sono inventato, capite? Cioè laddove c'è spazio per intervenire, io a quel punto intervengo, come dire, c'è un fuocherello, ci butto sopra la benzina metaforicamente e faccio sì che il fuoco divampi, in modo tale che la Francia rivoluzionaria non debba combattere soltanto sui fronti esterni, dove di recente si era dimostrata abbastanza valente, vedi Valmy, cioè l'esercito francese si stava ricostituendo, si stava ricompattando e dimostrava di essere all'altezza delle potenze europee coalizzate insieme, quindi reggeva il confronto, ma la Francia all'epoca era popolatissima, 25 milioni di abitanti, era un numero enorme, era più popolosa, se pensate che la Prussia aveva 6-7 milioni di abitanti, il confronto insomma è decisamente impari. Comunque sui campi di battaglia, sui fronti esterni aveva retto l'urto dei vari eserciti europei coalizzati insieme. E però a questo punto a maggior ragione ti creo un problema anche dentro, quindi se devo combattere sui vari fronti esterni e in più c'ho la guerra civile in casa, capite che la situazione è decisamente più grave. Ecco perché la Vandea è un momento particolarmente significativo. E poi se la vediamo in termini ideologici, la possiamo vedere da vari punti di vista, è la reazione sacrosanta dal punto di vista di chi effettivamente in quel momento prende le armi e si rivolta contro il regime rivoluzionario, la reazione di chi crede ancora nei valori cattolici, monarchici, vecchia maniera, e quindi chi è rimasto, come dire, sconvolto, indignato dalla testa del re rotolata via e poi dalla soppressione della Chiesa cattolica, degli istituti cattolici. Perché capite, se vi ricordate, quei cahiers di doléances, quelle liste di dolenze, di recriminazioni, di istanze dal basso, che erano state
portate poi dai deputati che sedevano agli stati generali e che avevano raccolto le voci, no, i dissapori dei cittadini francesi, dei sudditi francesi, in tutte queste liste non si metteva in discussione l'istituto monarchico o la Chiesa cattolica, anzi la Chiesa cattolica per molti versi, così come l'istituto monarchico, erano considerati, come dire, in maniera paternalistica, i referenti di queste lamentazioni. È come se tu vieni dal sottoscritto riconoscendo l'autorità, ci sono molte cose che non vanno bene in classe, per una serie di motivi, un po' perché anche io a volte magari sono ingiusto, oppure sono ingiusto perché sono ignorante di determinate situazioni, e quindi tu, senza contestare la mia autorità, anzi chiedendo il mio paternalistico aiuto, mi riferisci del tuo personale disagio, termini fiscali, economici e chi più ne ha più ne metta, chiedendomi di risolvere io il problema o di venirti incontro per... Capite? Questo era quello che aveva animato lo spirito dei sudditi francesi, o di una parte dei sudditi francesi. Diverso è il discorso, la testa dell'insegnante, insomma dell'autorità, che cade via, valori completamente ribaltati, e a un certo punto, benissimo, oggi ad aprile, maggio, si taglia il foraggio, non si chiamano più aprile e maggio, si chiamano, adesso non mi ricordo se il termine è quello giusto, si chiamano pratile e fiorile, che cambiamo anche i nomi ai mesi, e oggi è domenica, andiamo in chiesa a pregare, no, la domenica non esiste più perché i giorni sono su base decadi, quindi non esiste più, la festa in chiesa non esiste più, anzi la chiesa è stata sconsacrata e all'interno della chiesa non trovo più le immagini della Madonna o del santo locale, ma trovo queste immagini più o meno astratte della Dea Ragione, che non mi significa assolutamente nulla. Quindi è una vera e propria, ecco, controrivoluzione basata sul richiamarsi a quei valori che vengono in qualche maniera smarriti. Cerchiamo di capirli questi personaggi. E l'Occidente però è sempre andato verso, nei secoli successivi, andrà verso una rivoluzione sempre più totale. Rivoluzione in termini culturali. Oggi, infatti, la religiosità o la religione o i vecchi principi o la vecchia moralità o i vecchi assunti, vecchi intendo dire pre-rivoluzionari, sono stati definitivamente cancellati o del tutto smantellati. Certo, di acqua sotto i ponti ne dovrà passare ancora moltissimo, ma la rivoluzione francese è indubbiamente un momento di spartiacque, cioè non c'è un prima e c'è un dopo. E tutto quello che avverrà nell'Ottocento, le varie rivoluzioni, i vari risorgimenti, e poi nel Novecento, no? La rivoluzione bolscevica, la rivoluzione russa, gli stati totalitari, eccetera, eccetera, sono in qualche maniera conseguenze della rivoluzione francese. Tant'è vero che anticamente, fino a qualche decennio fa, la storia contemporanea la si faceva iniziare dalla rivoluzione francese. Cioè il libro dell'ultimo anno di liceo, il manuale di storia dell'ultimo anno del liceo, cominciava dalla Rivoluzione Francese, va bene? E si faceva l'Ottocento e il Novecento, ma noi stavamo ancora nella seconda metà del Novecento. Poi da un paio di decadi, da un quarto di secolo a questa parte, i libri di storia sono cambiati, quindi l'ultimo anno si fa il Novecento, e anche la prima parte del ventunesimo secolo, e invece la Rivoluzione Francese, come vedete, si studia al quarto anno. Però indubbiamente è lo spartiacque, cioè questi valori, anche se poi verranno in qualche maniera superati, che dopo la Rivoluzione Francese sarà l'epoca napoleonica, poi la restaurazione vuol dire il ripristinare lo status quo ante, ma non verrà mai ripristinato del tutto. Cioè quei valori, o quei disvalori, dipende dal punto di vista di chi guarda, evidentemente, rimarranno nella mente dei più e il progresso andrà in quella direzione. Quindi dire progresso vuol dire movimento in avanti, non necessariamente positivo, perché se io ho dei saldi valori cattolici o mi baso sui principi della morale di una volta, sulla sacralità del matrimonio o sul fatto che l'uomo è uomo e la donna è donna, questa roba qui, cioè sono un pochino patriarcale, evidentemente non sono un progressista, perché l'andamento complessivo in termini socio-economici, politici, va in quella direzione lì. C'è l'individualismo spinto, le famiglie sempre più ridotte, ruolo di uomo e donna assolutamente discutibile, intercambiabile o intercambiabile anche l'identità sessuale. Ecco, essere progressista oggi significa sposare questa linea di tendenza e
questo tipo di valori, indubbiamente. Essere non progressista, essere conservatore, e a volte ci sono anche contrasti molto accesi tra le due visioni del mondo, significa optare, sposare la tesi opposta. Va bene? Quindi un papa particolarmente progressista è quello che oggi fa una politica, o viene ritenuto tale, una politica di benedire le relazioni gay, no, notizia degli ultimi giorni, e incontra l'opposizione fortissima, quasi una rottura in seno alla Chiesa Cattolica, che ha molte anime diverse, di chi invece le unioni omosessuali non le vuole affatto benedire, anzi vanno assolutamente disconosciute. Ma certo, Luca, ma è chiaro che poi ogni affermazione viene strumentalizzata, ma anche io se ti racconto la storia nella maniera più neutra, obiettiva e così via, è chiaro che ogni affermazione può essere strumentalizzato, ma lo stesso significato delle parole, destra, sinistra, progressista, non progressista, conservatore, non conservatore, può essere tirata per la giacchetta e strumentalizzata. In buona o in cattiva fede, ieri come oggi, ma qui stiamo facendo lezione di storia, quindi vi sto illustrando il panorama complessivo e il significato delle parole. La rivoluzione francese come spartiacque, la laicità come nuovo sistema di valori, e quindi dirsi successivamente progressista o rivoluzionario significa ispirarsi a quel tipo di valori o disvalori, dipende dai punti di vista. Ma io non sto sposando né l'uno né l'altro punto di vista, le opinioni personali, la sensibilità personale non hanno nessuna rilevanza qui. Si tratta di capire il processo storico e anche di prendere, tra virgolette, rimettere, tra virgolette, le parole, perché il termine progressista, progressivo, rivoluzionario, per molti versi sono stati considerati termini assolutamente positivi, sposati dalle classi dirigenti di epoca in epoca. O poi termini negativi, dipende dai momenti, non so. La rivoluzione, pensate al fascismo, si è parlato all'epoca, Mussolini, che usa termini assolutamente ambigui, non lui poi personalmente, ma diciamo quella corrente di pensiero, parla di rivoluzione fascista. La rivoluzione fascista è consistita nel restaurare antichi principi, la famiglia, la sacralità, la centralità della famiglia, i valori della campagna, Cresti, un certo tipo di... Ma scusa, ma se è rivoluzionario, come fa a essere anche conservatore? Sembrerebbero due termini, come dire, in contraddizione l'uno con l'altro, in un certo senso. Quindi capite che ogni parola, ogni termine di epoca in epoca va risignificato, e per fare questo però bisogna conoscere la storia, bisogna rifletterci, se no noi tendenzialmente utilizziamo determinate parole dando per scontato che quelle parole siano cariche, e di fatto lo sono a volte, di significati positivi piuttosto che negativi. Cioè diventiamo non degli storici obiettivi, non delle persone riflessive che si pongono la questione in termini più o meno oggettivi, ma diventiamo dei tifosi a nostra insaputa, senza magari rendercene conto, no? Sinistra ci suona bene, o destra ci suona bene, sinistra ci suona male, o viceversa. Quindi, nuova coalizione antifrancese, che vi dicevo, leva obbligatoria di 300.000 uomini. Guardate che comunque i francesi, bene o male, tutti quanti, anche quelli che sono a favore della rivoluzione, vengono toccati dalla rivoluzione, nel senso che prima stavano nelle campagne, forse se la passavano male perché c'era la carestia. Oh, attenzione, non è che con la rivoluzione la crisi economica si è risolta, i debiti sono risolti, le carestie sono cessate. Questa è un'epoca di grandi trasformazioni, e a fare le spese è sempre la povera gente. Decine di migliaia cadranno sotto la ghigliottina, ma molti moriranno anche di fame nelle campagne. E 300.000 uomini, un esercito così imponente, con una leva obbligatoria, significa gente che deve abbandonare la zappa, allontanarsi dai campi, prendere il fucile e andare a morire ammazzato sui campi di battaglia di varie parti d'Europa. Poi in epoca napoleonica i campi di battaglia arriveranno fino a Mosca, fino alla Russia. Quindi immaginate gente che parte, che ne so, dalla Francia e si fa a piedi 3.000, 4.000, 5.000 chilometri per arrivare in Russia e poi trovare la morte, magari in una situazione devastante, al freddo, eccetera, eccetera.
E l'esercito repubblicano comunque alla fine riesce a prevalere sia sui campi di battaglia esterni con alcune difficoltà e poi anche a reprimere la rivolta. Quindi gli agenti che britannici che finanziavano e sobillavano, diciamo, aiutavano, no, i controrivoluzionari non hanno successo, ma insomma è la guerra per procura è un classico. Ma insomma la rivoluzione alla fine prevale, anche se la guerra va avanti per parecchio tempo, ma ecco, a questo punto sorge la necessità, c'è sempre la convenzione, sorge la necessità di costituire questo comitato di salute pubblica. Capite? La rivoluzione è guerra intestina e guerra esterna, è sempre così, anche con la rivoluzione russa, le varie rivoluzioni funzionano in questa maniera, evidentemente, cioè c'è un fronte interno e un fronte esterno, e il fronte interno è decisamente più pericoloso del fronte esterno, perché il fronte esterno quantomeno è costituito da nemici che hanno addosso una divisa, dei segni identificatori, sono l'esercito nemico. L'esercito nemico io lo combatto in maniera chiara e distinta sui campi di battaglia. È molto più insidioso, molto più pericoloso il nemico interno, che parla anche lui, parla lui, lei parla francese, è un cittadino come gli altri, però si infiltra, ascolta, taci il nemico, ti ascolta, le quinte colonne, no? Quelli che agiscono nell'oscurità. Quindi abbiamo un sacco di nemici interni. I nemici interni sono i controrivoluzionari, quindi quelli ostili al governo rivoluzionario. E potrebbe essere chiunque. E lì purtroppo si finisce spietatamente per ragionare in termini di categorie. Quindi, non so, allora tu vieni dalla Vandea, allora sei un mio nemico. Magari non era. Tu sei un prete, allora sei mio nemico. Tu sei aristocratico, poi dipende quale aristocratico, sei un mio nemico. Tu eri iscritto a quel partito che è stato tagliato fuori dopo il colpo di Stato del 10 agosto e allora sei un mio potenziale nemico. A volte si svuotano le prigioni e si ghigliottinano tutti i personaggi che stavano in prigione, magari quello stava in prigione perché aveva rubato una gallina, quell'altro effettivamente era una spia al solito della Gran Bretagna. Capite? Quando si ricorre a questi ammazzamenti di massa, alla giustizia sommaria, ecco. Ed è quello che purtroppo fa il Comitato di Salute Pubblica. Salute qui è di salvezza pubblica, no? Comitato creato appunto nella primavera del 1793, dopo che era caduta la testa del re, con funzioni di governo d'emergenza, dovuto alla critica situazione militare e alle rivolte all'interno del paese. Quindi guardiamoci dai nemici, nemici esterni, soprattutto nemici interni. I primi a farne la spesa, guarda un po', sono proprio i girondini. Vi ricordate che i girondini sono all'interno del Parlamento, cioè dalla Convenzione, sono gli oppositori di destra, si va per dire, dei giacobini. E a questo punto i girondini, che erano stati indecisi, che la guerra la facciamo o non la facciamo, all'inizio hanno sposato la causa della guerra, poi si erano ritratti. Volevano il processo per il re, ma non erano nemmeno così convinti che il re andasse decapitato. Insomma, erano di sinistra, ma moderati. Ecco, diciamo che la rivoluzione si sposta sempre più a sinistra, si fa sempre più democratica. Per sinistra intendiamo popolare, democratica, d'accordo? E allora i girondini, che fino a quel momento erano stati, come dire, personaggi assolutamente rivoluzionari, vengono accusati di essere controrivoluzionari, di essere nemici, agenti al soldo del nemico, e vengono giustiziati, arrestati e poi giustiziati a partire da questo colpo di mano, diciamo, del 2 giugno 1793. E sono i sansculotti, cioè quelle forze extraparlamentari con le quali simpatizzavano invece i giacobini, a procedere all'arresto, a chiedere la testa dei girondini, di questi moderati. E questo è un passaggio importante perché, come vedete, la rivoluzione inizia a divorare i propri figli, un po' come Crono, no? Il dio che divorava i figlioli divini, no? Li partoriva e poi li divorava per paura che potessero prendere loro il potere e soppiantare, diciamo, il suo regno. Ecco, quindi i giacobini, i girondini iniziano a fare una brutta fine, ma tutti questi personaggi faranno una brutta fine, a parte quei Talleyrand, quei personaggi un po' più ambigui, grandi, e quel Talleyrand, quel vescovo che dicevo prima, no? Che praticamente diventa ministro degli esteri in vita natural durante, si fa tutti i regimi senza prendere poi posizioni troppo nette, no? Fouché, il ministro degli interni, che serviva al direttorio, poi servirà anche Napoleone,
rimangono sempre in piedi perché sono potenti loro in quanto tali, mentre alcuni personaggi che vengono si compromettono ideologicamente, vedi il caso di Robespierre, no? Una volta che hanno preso il potere in nome di quell'ideologia, quando quell'ideologia passa in minoranza o deve essere abbattuta, perché si va alla fase successiva, devono essere necessariamente eliminati. Alcuni invece non vengono evidentemente eliminati. Adesso tocca ai Girondini, ma poi toccherà anche ai Giacobini. Quindi quelli che ammazzano i Girondini, i Danton per esempio, verranno poi successivamente tolti di mezzo da un successivo colpo di Stato nell'estate del 1494, che spegnerà, quale terminerà la fase quella propriamente giacobina, cosiddetta del terrore, ma sono loro stessi che si definiscono strumenti del terrore, fanno una politica espressamente del terrore, una sorta di stato terrorista, il terrore come politica di stato, terrore per mettere da parte, per togliere di mezzo, perché la paura innanzitutto ti blocca, ma poi ti devo anche eliminare fisicamente, tutti gli oppositori del regime. A questo punto gli oppositori della Francia sono gli oppositori del governo giacobino e quindi quelli che vengono in qualche maniera fatti oggetto di persecuzione da parte del Comitato di Salute Pubblica, presieduto appunto da Maximilien Robespierre, che piccolo aristocratico di provincia, nonché uno dei principali protagonisti appunto della stagione del terrore, anzi il principale protagonista della stagione del terrore. E lui cerca il sostegno dei sansculotti, anche se essendo politico più o meno culato vuole limitare il più possibile gli eccessi, quindi sì, mi rivolgo al popolo, ma sapete, il popolo è una bestia difficile da... cioè quando io mi rivolgo al popolo e quindi faccio affidamento sui disordini pubblici, su queste folle che si muovono in maniera a volte indiscriminata, e io da una parte è come se scatenassi, diciamo, delle forze, sapete, quelle che i demoni che vengono evocati da maghi non troppo esperti o anche da maghi esperti, quali si assumono la responsabilità di evocare quella forza demonica. E il problema è sempre questo: una volta che io ho evocato quella forza demonica, cioè iniziano gli scontri di piazza, i tumulti, i disordini, ma poi quella forza demonica, una volta che io poi la voglio mettere a tacere per far tornare l'ordine, mica è detto che quella obbedisca ai miei ordini. Una volta che ho scatenato i disordini possono poi autoalimentarsi, cioè è sempre una scommessa molto pericolosa. Ed esattamente questo è il pericolo che Robespierre vorrebbe in qualche maniera limitare, ma poi la situazione sfuggirà di mano a lui stesso. Quindi evoco una potenza ostile, getto benzina sul fuoco e quella potenza ostile la utilizzo contro il mio avversario, ma poi non è detto affatto che essa stessa non mi si rivolti contro. È chiaro? Ed ecco poi quello che avviene. Quindi questa rivoluzione che inizia a ingurgitare come crollo, inizia a ingurgitare i propri figli. E Robespierre però è un grandissimo personaggio, indubbiamente, e lui ha un ideale sociale molto ben definito, è anche una testa pensante, quindi non è soltanto un politico, diciamo, che mira al potere per il potere, è un uomo che ha un alto senso dello Stato e un alto senso della giustizia. Certo, le mani sporche di sangue in quella fase rivoluzionaria non sono, diciamo, un optional, sono quasi una via obbligata, per così dire. Però lui è un democratico, quindi democrazia attenta ai bisogni dei poveri, è cosa abbastanza importante, e nello stesso tempo proprietà privata che non deve essere abolita. Quindi Robespierre è un vero democratico, questa è la fase democratica, è la Costituzione del 1793, è una Costituzione democratica, cioè quella che introduce il suffragio universale maschile. Tutti votano, quindi non solo le classi dominanti, non solo l'alta e la media borghesia, ma anche i sansculotti, anche gli artigiani, anche quelli semi-analfabeti possono votare. Grande novità, grandissima novità, che poi in realtà non troverà assolutamente applicazione, perché la Costituzione del 93 non fa nemmeno in tempo a entrare in vigore, che viene subito soppiantata da un nuovo colpo di Stato. No, è contro l'abolizione della proprietà privata. Allora, guarda, Ludovica, qui ci sono varie, vari passaggi politici.
una sinistra che può diventare sempre più sinistra. Allora, essere democratico, e all'epoca essere democratico è una vera e propria parolaccia, intendiamoci, che democratico comunque è popolare, sta da parte del popolo, è per il potere al popolo. Essere democratico non significa essere necessariamente socialista o peggio ancora comunista, fermo restando che questi due termini ancora non esistono, verranno poi formulati successivamente. Che vuol dire? Vuol dire che io posso essere assolutamente d'accordo nel concedere diritti politici egalitari per tutti, quindi il mio voto vale uno e il tuo voto vale uno. Se vi ricordate, quando vi parlavo della rivoluzione inglese, vi avevo illustrato queste tre diverse posizioni per sommi capi. Allora, un conto è l'uguaglianza, quindi parità di diritti, nell'ambito dei diritti civili. Per esempio, di fronte a un giudice, se tu rubi una gallina, io rubo una gallina, indipendentemente dallo status sociale, economico e così via, ambedue abbiamo lo stesso, o dovremmo avere sulla carta lo stesso trattamento. Uguali davanti alla legge in termini di diritti civili. Libertà di parola, tu puoi parlare, io posso parlare. Diritti politici. Uguaglianza nei termini di diritti politici è un altro paio di maniche, perché noi possiamo essere uguali dal punto di vista dei diritti civili, ma io voto e tu non voti, perché il votare, cioè il partecipare alla vita politica del paese, è per esempio stabilito in base al censo, quindi c'è un suffragio cosiddetto censitario. E questa è la visione, diciamo, liberale è quella in cui uguaglianza dei diritti civili e basta. Liberal democratica è quando abbiamo anche il principio dell'uguaglianza dei diritti politici, cioè votano tutti quanti, indipendentemente dal reddito, indipendentemente dal censo, dal mestiere che fanno e così via. Parliamo degli uomini, suffragio universale maschile. Va bene? Ancora più a sinistra, questi erano i cosiddetti levelers. Ancora più a sinistra c'erano i diggers, i zappatori, i quali invece sostenevano, socialisti ante litteram, comunisti ante litteram, l'uguaglianza assoluta anche in termini economici. Che vuol dire uguaglianza assoluta anche in termini economici? Abolizione della proprietà privata. E allora siamo tutti uguali, non solo in termini di diritti civili, e va bene. Non solo in termini di diritti politici, votiamo tutti quanti e va bene, ma anche dal punto di vista socio-economico. Quindi la ricchezza va livellata, ridistribuita. Quindi non può esistere il padrone delle ferriere, padrone di grandi aziende, ricco, sfondato, e il proletario, povero disgraziato, che arranca per mettere d'accordo il pranzo con la cena. Ecco, tutti quanti dobbiamo avere più o meno la stessa situazione economica e lo Stato svolge un lavoro di livellamento. Quindi chi ha un reddito minore concede degli sgravi particolari, dei redditi in più. Fondamentalmente però significa ridurre la proprietà privata o abolirla. La proprietà privata è dei mezzi di produzione, Ludovica, no? Se il mezzo di produzione è la terra, non può esistere che ci sta il signore di Manziana, che ha tutta la terra di Manziana, centinaia di ettari, e il contadino che ha un pezzettino di campo di pochi metri quadrati e non riesce a mettere appunto d'accordo il pranzo con la cena. Quindi che facciamo? Espropriamo la proprietà a Pinco Pallino e la ridistribuiamo, eccetera, eccetera.